Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Storie di Batteristi. Bentornati, bentornato. Marco, il numero uno del Bosch. Prova. Sì, come sempre. Allora, come promesso, sempre un po' in ritardo, ma comunque oggi è sempre 2 agosto, quindi abbiamo un po' di... Tu sei stato in vacanza. Sì, sono tornato, io no. Vacanze finite. Lui sì, io no, vacanza, non ci vado in vacanza, però... Il maestro non va in vacanza, si sa. Bravo, sì, devo rimanere integerrimo. Non si va in vacanza. Non vado in vacanza. Andiamo, quindi, proseguiamo l'avventura in versione podcast, sì. Di Storie di Batteristi. Là, come promesso, siamo ritornati verso un italiano. Sì, ok, quindi torniamo in Italia. Palleggiavamo tra... Serpeggiamo Italia. È diventato... Ah, perché palleggiare era... La scorsa hai detto palleggiamo tra uno straniero e un italiano. Vabbè, quindi serpeggiamo tra un italiano e uno straniero. Oggi è il momento di un grandissimo batterista. Sì, è quasi una leggenda ormai della batteria italiana. Un grandissimo batterista italiano che è... Ella De Bandini. Grande, il maestro, uno dei grandissimi batteristi storici ormai. Ha fatto centinaia di dischi, siamo sui 600 dischi di musica italiana. Solo italiana? Sì, 300 dischi di musica italiana. È tanta roba, è tantissima roba. Procediamo allora, con la storia del maestro. Ella De Bandini è nato a Ferrara nel 1946, più di 70 anni, per questo diciamo che è una leggenda vivente della batteria. E vanta collaborazioni con dei mostri sacri della musica italiana come Mina. Ha suonato una decina di dischi con Mina, inciso Celentano, De André, Guccini. È stato uno dei storici batteristi di Guccini. Sì, assolutamente. E fin da bambino lui dice che è affascinato dalla figura del batterista e ha raccontato in un'intervista che la prima volta da bambino che lui ha deciso, dice, voglio fare il batterista, perché vedeva Biancaneve e i Sette Nani, dove c'era Cucciolo che fa un assolo di batteria. Non è so vero, se qualcuno ce l'ha presente. È vero. E il bambino si è affascinato, dice, la batteria, voglio suonare quella, tanto Cucciolo. Che spettacolo, è meraviglioso. I primi musicisti che lui ha modo di vedere sono i musicisti delle orchestre di musica di liscio che suonano nelle balere nell'epoca, negli anni 60, anche 50, lì in Emilia Romagna. E lì anche lì forse si forma ancora di più dentro di sé la coscienza di voler diventare un batterista. La sua prima batteria la riceve a 5 anni, quindi da bambino proprio, a giocare con lo strumento. Le prime lezioni intorno ai 13 anni, studiando e suonando un po' insieme agli amici. Poi prende lezioni anche dal maestro Lalo Ferretti, un vecchio maestro. La carriera vera e propria di Ella De Bandini comincia a 17-16 anni, quando lui inizia a farsi le ossa, e sarà per lui una scuola fondamentale, nelle orchestre e nelle sale da ballo locali. È vero, sì, questo e lo qui dice. C'è un argomento importante che dobbiamo tirare fuori, che fa parte proprio della cultura della musica italiana, che sono le orchestre di musica liscio. Di liscio, le orchestre di liscio. Adesso fa ridere, perché no. Già invece... dà un'idea un po' di antico, no? Di vecchio, la sala da ballo liscio, la mazurka, il cia-cia-cia. E invece hanno rappresentato la palestra dei più per grandi batteristi. Per lui è stato fondamentale. Come no? In quell'epoca, ma a me tante persone mi hanno detto che in quell'epoca si suonava tantissimo, cioè facevano un botto di serata, cioè mica come adesso. Cioè, sono 4 volte a settimana, lui diceva. Ma di seguito poi, ore, cioè perché... E capivi se eri bravo a portare il tempo, perché la gente ballava. Sì, cioè i ballerini... Il tuo termometro per capire se stavi suonando giusto era che tu suonavi. Se vedevi che... l'orchestra andava, suonava e tutti ballavano, vuol dire che tu stavi comunicando giusto il tempo, quello era fondamentale. Ed era dura, raccontava Ella, perché c'erano tante orchestre che suonavano, come si dice, tanta competizione, e i ballerini di allora non erano come quelli adesso, che vedi i balli di gruppo, suonano tutti uguali gli stessi passi, no, lì addirittura c'erano dei ballerini che li inventavano i passi, cioè volevano dei musicisti bravi, quindi il livello era molto alto. Era alto, sì. E il batterista, come dicevi tu, si capisce quando un batterista è bravo da come ballano i ballerini, da come poi i ballerini vanno a parlare con il gestore della sala da ballo. Se si trovano male, il gestore ti caccia, cambia banda. No, ma guarda, io lo faccio su me stesso, Cioè, io quando faccio un concerto, se sto suonando una canzone che ha un certo tipo di ritmo, che presume che chi sta lì ad ascoltare il concerto, che è un fan, balli con quello... Io guardo il pubblico. Vuol dire che stai sulla strada giusta? Cioè, io guardo, dico, io guardo le prime fi, quello che posso vedere dal palco, e guardando dico, sì, se muovono, ok, segno buono, capito? Cioè, nel senso, quantomeno è un metro di paragone in più, quello di guardare se la gente balla, si muove,
nelle canzoni più movimentate, se salta, quello è un termometro per capire se tu stai suonando a tempo giusto, se stai comunicando al pubblico la cosa giusta, cioè il fatto che si deve muovere, cioè dipende, cioè no. Non se fai una ballad tranquilla che non va a ballare, cioè, anzi, no, ma è una canzone che ritmo, qualcosa di ritmico che deve essere, capito? Eh sì, lui faceva tutto quello che si suonava nelle sale da ballo dell'epoca, dalla la rumba, il rock and roll, il boogie woogie, il charleston, come no, come no. Quindi c'erano anche delle erano orchestre che avevano centinaia di pezzi in repertorio ogni volta la scaletta cambiava, volte addirittura se il pezzo non girava, che vedevano che non andava bene, ci si fermava e si faceva un'altra cosa. Perché sennò erano uguali. Se no non ballavano, se non ballavano e te menavano. Esatto. No, erano tosti i ballerini dell'epoca, come raccontava ella. Quindi la sua formazione principale è stata quella. In una di queste orchestre conosce il bassista Ares Tavolazzi, con cui lui diventerà amico e parteciperà insieme a lui a vari progetti musicali. Tra l'altro ci suonerà anche in orchestra per un breve periodo. Con questo bassista, con Ares, entra nel gruppo Avengers con la cantante Carmen Villani. E la collaborazione con questo gruppo lo porta a conoscere un altro personaggio che sarà per lui molto importante, che è il pianista. No, Avengers, lo sapevo che lo dovevi dire. Lo dovevo dire. Lo sapevo, ce l'aveva là, non c'era la faccia. Dice, conosce gli Avengers, quindi c'erano Thor. Sì, certo, chi altro era? Capitan America. Alla chitarra Capitan America, alla batteria dei bandini e alla voce quello lì che c'ha l'arco, quello che c'ha l'arco, non lo so, fatecelo sapere chi era. Vabbè, era una battutaccia, però volevo metterlo in difficoltà, e c'è riuscito. Che lo guardavo, dato che ci conosciamo da circa 80 anni con lui, lo guardavo fisso lui, io ho capito che tu avevi capito che stavi però ti sei trattenuto. Cerca di mantenere un minimo di serietà. Dopo qualche tempo conosce Thor. No, non era. E insieme crearono. No, era un famosissimo pianista e arrangiatore che è Vince Tempera. Ok. Con cui diventerà amico anche di lui, suonerà anche in molti progetti insieme a lui. Nel 1969, con Vince Tempera e Ares Tavolazzi, Ella De Bandini forma i The Pleasure Machine, un gruppo piuttosto importante. Siamo nel genere prog, vogliamo chiamarlo un po' prog, anche se non è di facile definizione. Con cui incide alcuni album, con questi The Pleasure Machine. E la carriera di Ella da lì prende quota, comincia a farsi un nome, comincia a suonare nei locali, si allontana dall'orchestra, e comincia a collaborare molto di più con le band. Negli anni 70 è già un turnista affermato a tutti gli effetti, tutti gli effetti. Suona in importanti gruppi italiani dell'epoca come i Dick Dick, l'Equip 84, i Giganti, conosce quell'ambiente lì. Da menzionare un'importante collaborazione con Guccini, Francesco Guccini, ha segnato un periodo importante della sua vita, l'aver collaborato con Guccini. Ci incide una decina di album negli anni 70. Yes. E lui parla sempre molto bene di questa esperienza con Guccini, perché diceva che c'era proprio un'alchimia tra di loro, e parla anche della libertà che c'era nell'incidere dischi all'epoca con Guccini, con quell'ambiente, quando suoni con le persone giuste, quando trovi l'alchimia giusta. Sì, se hai una facilità psicologica, mentale, che ti credo, perché io lo vivo in piccolo, insomma, in quello che faccio. Quando stai con la gente giusta suoni meglio. Sì, perché ti senti a tuo agio, non ti senti giudicato. Nel momento in cui ci sono dei musicisti, zero pressione, bravissimo, e la grandezza di alcuni artisti. Per esempio, in un'intervista ho visto un'intervista bellissima a Massimo Morricone, il bassista, che ha fatto praticamente tutti i dischi di Mina, cioè praticamente la suona del regista storico, e lui dice, a parte raccontare la Mina, che è una grande persona proprio, eccetera eccetera, lui dice, Mina, io a volte umilmente andavo lì, gli dicevo, ti piace sta cosa, sto giro di basso, sta cosa, e lei si metteva a ridere dicendogli, ma come, e che mi chiedi a me, io, sei tu che firmi il basso, sì, cioè certo. Sei tu che metti la firma, c'è in senso simbolico, c'è il tuo nome, bassista, basso, Massimo Morricone, quindi sei tu che devi dire se è giusto, perché io ho scelto te come bassista, no? Quindi quel tipo di artista lì ti mette in condizioni
di lavorare in un modo dove tu non ti senti sotto pressione, anzi dai il meglio di te, sì, ok? Sì, guarda, condizioni migliori. Approfitto per raccontare un episodio che mi è capitato, similissimo, con un artista che forse in Italia conoscono tutti, che è Patty Pravo, ok? Allora, io, come sapete, come molti sanno, adesso sto, ed è più di un anno che lavoro, sì, con Patty. Con Patty, sì. Mi è successa la stessa cosa. E io da quel momento, in verità, sai, cioè tu stai lavorando con un'icona della, sì, musica italiana, ok? Piaccia o non piaccia, fa parte della storia della musica italiana. Quindi c'hai leggerissimamente un carico emotivo, sì, quasi impercettibile. Un po' di pressione. Quasi impercettibile, quasi, guarda, no, lo sfiori, no, ok? No. Il carico emotivo, ok? Soprattutto all'inizio. Porca tu, miseria, all'inizio. Cioè, capito? All'inizio, proprio, che ne so, il provino, ok? Quindi... succede che cominciamo il tour con l'orchestra, cioè io i primi concerti con Patty eravamo 50 persone sul palco, quindi difficile. Un casino, perché c'è, cioè, guarda il direttore, senti lei, quello, beh, gli strumentisti, non come nella musica pop che ce l'hai abbastanza, certo, che palco, ti guardi, no, sono mimetizzati nell'orchestra, quindi se devi guardare è un casino, ok? Così, quindi il primo concerto in assoluto con lei, con l'orchestra sinfonica, ok? Gli chiesi in camerino che ne pensi, che dici, così, e dici, guarda, cioè, fai tu. Batterista sei tu. Ma quello ti dà, cioè, vuol dire, quello, nel momento in cui ti guarda in faccia una persona del genere, ti dice quella cosa, tu ti senti Superman. Mm-hmm. Cioè, tu automaticamente diventi da un verme, diventi verme. Superman, capito come? Perché? In quello, perché ti sta dicendo, mi fido di te, sì, prima cosa, quindi ti dà una, a me mi ha dato una carica micidiale. E soprattutto, vai, cioè, dato che fino adesso è andata, mi è piaciuto, vai. Capito come ti voglio dire? Quindi quando trovi un artista, che so quelli che poi hanno fatto la storia, che ti fa bene, tante volte invece tu suoni con delle persone che sono loro stesse terrorizzate, insicure magari. Quindi vai a chiedere, a volte in progetti non minori, 100 volte di, cioè, invisibili rispetto a Patty Pravo, no? Ma non per la notorietà, proprio perché non è, cioè, in passato... C'è la guerra, cioè quello che ti dice no, questo colpo così, quello con la... E che poi vai a vedere, non ci hanno capito niente, capisci? Che ti... Quindi l'umiltà, anche un po', no? Lì conosci, in queste cose, io lo capisco quella cosa che tu dicevi, perché lì vedi la grande umiltà del grande artista, che però è un'umiltà che ti dà a te ti dà una potenza, una carica, una voglia di fare bene, e soprattutto quella libertà mentale che tu suoni col cuore e non con la matematica. No. E i lavori migliori escono sempre. E escono così i lavori migliori. Pure in concerto tu appari anche più bravo come musicista, perché ti senti sicuro, cioè perché l'artista ti ha consegnato una cosa che è impagabile, cioè è quella sicurezza, quella tranquillità di dire guarda, io mi fido di te, vai. E quella cosa lì è impagabile. E io infatti non finirò mai di ringraziare Patty Pravo di questa cosa. Infatti ogni volta che la vedo io lo dico. Grazie. Perché... Come raccontava appunto Ellade, il maestro. Guccini lo metteva proprio nelle migliori. Ma non solo lui, tutta la band. Tutta la band, perché poi si crea. Guccini. Perché l'artista che cioè, riesce a mettere la band in condizione di essere tutti amici, tutti, sì, che si aiutano. E quella cosa lì poi sul palco il pubblico la vede. Non c'è niente da fare. Sì, ma infatti Ellade parla, capito, spesso di un periodo molto divertente, spensierato. Così. Si andava in studio, si rideva, si registrava senza click, senza come veniva, e veniva quasi sempre e bene. Veniva bene, perché quasi c'era subito. L'anima, perché c'era l'anima della musica, non c'era la matematica e basta. Sì, poi è, certo, ovvio che il linguaggio, poi noi ci occupiamo di didattica, agli allievi, tu, io, cioè insegniamo a leggere, a fare, ma quello deve essere un aiuto per velocizzare il processo. Ma non può essere, cioè al primo posto c'è sempre la parte animica, l'anima che deve uscire. Anche se suoni male, che stai all'inizio, che stai imparando, comunque devi suonare con quello spirito di divertimento, di gioia, perché è quello che poi rende la musica bella, ok? Sia da suonare che da ascoltare, se no la gente se ne accorge che tu stai lì così, sì, capito? No. Anche, è meglio andare fuori tempo, tra molte virgolette, ma comunicare qualcosa, ok? Certo. Mi vengono, certo, in mente i Led Zeppelin, Stairway, sì, to Heaven, cioè una canzone che va in accelerazione tutto il tempo. Sente ma è la figata, è proprio quella, è l'anima che esce fuori di come deve essere. Irripetibile. È irripetibile, è quella volta, basta, cioè non la puoi rifare, no, capito che ti voglio dire? E, andando avanti, che ti dicevo, le sue numerosissime collaborazioni negli anni 70, 80, 90 l'hanno fatto diventare un batterista estremamente versatile, cioè, mm-hmm, lui è in grado di cambiare proprio l'impostazione, la sua impostazione sulla batteria. Se tu lo senti suonare hard rock, c'ha una bella pezza, io l'ho sentito, suona forte, per l'età che c'ha, tu vedi questo signore di una certa età
non diresti che suona così energico, invece fa, c'ha la pezza. Oppure poi lo vedi suonare le spazzole, il jazz leggerissimo, ci sta un video delicato. Allora, per chi sta guardando, per chi sta ascoltando questa puntata in versione podcast, vi consiglio di andare, poi se, non so se nel podcast si può mettere nel commento il link, adesso ci provo, però potete andare nello stesso video su YouTube, all'interno del quale trovate una playlist. C'è una playlist di video che mettiamo di Ella De Bandini, all'interno della quale metterò un video fatto al volo da lui, che fa una cosa alle spazzole, sulle spazzole, con una semplicità che è quasi agghiacciante. Molto bello da sentire. E disarmante, ok? Che ve lo posto, cioè è uno dei video che io adoro di più. Riesce a rendere musicali due spazzole su un tamburo. No, ma con uno stile, una leggerezza e allo stesso tempo una dinamica pazzesca che non lo so. È molto versatile. È uno dei pochi a fare. Infatti lui dice sempre che non ha un genere musicale preferito. Cioè, gli piace quello che suona. Lui suona una cosa e magari dice voglio suonare solo questo per il resto della mia vita, poi suona una cosa completamente diversa, cambia idea, no voglio suonare questo per il resto della mia vita. Si innamora della musica, di quello che fa, si innamora della musica bella, perché non c'è la musica rock, la musica pop, la musica classica, c'è la musica, secondo me, bella o brutta, cioè fatta bene e fatta male, buona musica o cattiva musica, cioè, quindi pure a me ogni tanto me lo chiedo, dico ma a te che musica ti piace? Guarda, tutto quello che è figo mi piace, cioè quello che mi piace, quello che io sento che mi comunica qualcosa eccetera, mi piace. Infatti ti dico, a volte quando parliamo di musica io e te, qualcosa di classica, qualcosa di pop, qualcosa di funk, qualcosa di, anche roba dei DJ moderni tipo Skrillex, ci sono delle cose che mi piacciono, capito? Mo dico per di, cioè basta che sia qualcosa che ti, secondo me ti suscita qualcosa, suscitare qualcosa nello stato d'animo. Se la musica nel bene e nel male ti succede, comunque è artistico quello che è stato fatto e poi devi giudicare tu che emozione da dare. Personale, talmente personale la musica. È una cosa che non, sì, appunto il giudizio è una cosa tua in quel caso. Ti piace o non ti piace? Per farti alcuni nomi di chi ha, con chi ha suonato, Ella De Bandini ha collaborato con Venditti, con Bruno Lauzi, Fabio Concato, con Bennato, Vecchioni, una decina di dischi ci sono con Mina, come ti avevo detto, sì. Marco Ferradini, Branduardi, Ron Zucchero, Paolo Conte, Fabrizio De André. Su Fabrizio De André c'è un aneddoto che è fighissimo, sto raccontando. Racconti. Però insomma, per farti capire, grandi nomi della musica italiana del passato e anche del presente. Un aneddoto interessante che mi ha fatto sorridere è stato quando De André doveva suonare per il tour di Croesa de Ma nell'84, doveva suonare a Genova. Ok, che è la sua città natale, certo, peraltro. La città natale. E Ella De Bandini doveva accompagnarlo. Questo concerto era un sabato. Di sabato sera lui a Genova doveva suonare. Allora, De André, personaggio particolare, molto emotivo, molto fragile anche se vogliamo, era molto nervoso all'idea di suonare nella sua città, cioè perché sentiva grande pressione, aspettativa su di lui e quindi era già un po' turbato. Ella dal lunedì al giovedì, quindi all'inizio settimana fino al giovedì, aveva un contratto per accompagnare una musicista spagnola in Spagna, doveva andare in Spagna. Parte lunedì e lunedì stesso gli telefona il manager di De André dicendo guarda Ella, Fabrizio è molto nervoso, non è che potresti tornare prima a confortarlo un po', insomma a fargli un po' di sostegno? Dice guarda, io non posso assolutamente, io ho un contratto firmato, devo accompagnare questa ragazza fino a giovedì, comunque tranquillo, venerdì io ho il volo, ci vediamo a Genova, abbiamo appuntamento giovedì alle 3 per il soundcheck, io alle 3 sarò precisissimo a Genova. Fatalità, l'organizzazione di questo concerto che doveva fare, di questa, come si può dire, l'organizzazione di la produzione esatto, gli ha fatto il biglietto e ha sbagliato il biglietto di ritorno, invece che per venerdì l'hanno fatto per sabato e lui doveva partire dalla Spagna sabato, un macello, non si poteva. Allora si sono messi a cercare un nuovo volo, cercando sono riusciti a trovare un volo per sabato mattina. Ok, prima non si poteva assolutamente, non erano riusciti a trovarlo, quindi lui ha viaggiato addirittura nella cabina a fianco al pilota, perché quindi ha visto pure come si guida un aereo. E arriva, fatalità, insomma, tra una cosa e l'altra, arriva, voglio essere preciso, arriva a Milano. Sì. Arriva a Milano, all'aeroporto di Milano verso le 12. Okay. Lui alle 3 di quello stesso giorno del sabato doveva essere a Genova. A Genova. Però vabbè, a Milano prendo la macchina al volo, io in quel periodo ella viveva a Milano, prendo la macchina al volo, vado a Genova, arriva la macchina con la batteria già caricata, già sistemata, non trova le chiavi della macchina, le ha perse completamente. No. Nel frattempo De André col passare dei giorni era sempre più agitato e addirittura sabato il manager gli ha detto che gli ha dovuto dare dei farmaci per cercare di farlo tranquillanti, perché lui non voleva più suonare, è arrivato al punto e non voleva più suonare, poi vedeva che
alle 3 non arrivava il batterista, ti prende il panico completo. Specialmente, prenderebbe a chiunque che non c'è il batterista, figurati a una persona come Fabrizio De André. Non trova queste maledette chiavi della macchina, le 3 ormai erano già passate. Chiama un taxi che arriva di corsa, il tassista sfonda il vetro della macchina di Ellade, caricano la batteria sul taxi e il taxi fa una corsa pazzesca fino a Genova. Che spettacolo. Lui arriva a Genova alle 6 del pomeriggio. Dove arriva alle 3? Dove arriva alle 3, arriva alle 6 del pomeriggio. E trova Fabrizio un po' agitato, che gli dice solo: per adesso facciamo le prove, poi ne parliamo. Gli ha detto così, proprio l'unica frase che gli ha detto quando l'ha visto. Facciamo le prove, poi ne parliamo. Però è andata, il concerto l'hanno fatto, avranno fatto delle prove un più po' corte. Meno prove, diciamo più corte, però hanno suonato. Ammazza, ma queste sono quelle avventure. Sì, avventure, perché ovviamente ha rischiato seriamente di non esserci. Sì. Ah, ha sfondato il vetro della macchina. Grazie, forte. Sfondato il vetro della macchina, parte per Genova. Sì. E si va di corsa per Genova col tassista. E che altro dirti? Dal 1999 Ella De Bandini fa parte della Drammeria. Ah, ne abbiamo parlato, no? anche di altri musicisti, abbiamo parlato di altri batteristi. Pure Walter Calloni. Che ringraziamo pubblicamente perché ci ha scritto. Grazie, maestro. Maestro, grazie, perché ci ha scritto, perché ha visto su Facebook, ci ha commentato su Facebook il video che abbiamo fatto su YouTube. Quindi, maestro, grazie di tutto, e saluti da Drumstart. Sì, dicevo, quindi la Drammeria, ripetiamo, 5 batteristi italiani: Ella De Bandini, Christian Meyer, Max Furian, Walter Calloni e Paolo Pellegatti, che suonano, diciamolo, perché comunque magari la gente ancora magari non avete visto la puntata. Sì. Sono 5 batteristi che suonano insieme e fanno delle cose ritmiche, molto particolari, ritmiche, eccezionali. Che poi è la terza volta che nominiamo la Drammeria. Sì, perché abbiamo già fatto Christian Meyer, Walter Calloni e Ella De Bandini. Abbiamo fatti 3 su 5. 3 magari su 5. Anche gli altri. Adesso a breve vediamo, facciamo anche le storie degli altri 2 componenti della Drammeria. Così abbiamo fatto l'Unplane. Poi dal 2006 al 2012 è stato docente nel triennio jazz al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. È stato insegnante. Poi però ha dato le dimissioni nel 2012 e, diciamo, dal 2012 si dedica a delle masterclass singole, che sono un po' più informali, ma tu li preferisci così, piuttosto che stare fermo a fare solo l'insegnante che... Sì, si gira di più magari. Gli piace di più, la fa funziona più con il suo temperamento. Sì, magari, esatto, no? Più adatta alla tua persona. Sì. E per parlarti un po' parlare del kit è un po' complicato, perché lui ha provato tantissimo, ha dato talmente tanto tempo che ha provato tantissimi kit di batteria. Io so che recentemente usa batterie Pearl e piatti Sabian, principalmente. Anche attualmente i piatti Sabian sono i modelli che usa. Comunque, se adesso diciamo delle inesattezze, correggeteci. Magari fatecelo sapere, se suonava qualcosa. Ci sono, delle persone su internet che a volte ci commentano i video, che sanno qualsiasi cosa, sono informatissime, dove prendere queste informazioni, sapete delle cose micidiali. Però sono parenti dei batteristi di cui parliamo, anche se no, sono però fighissimo, perché scopri delle cose particolarissime. Anch'io, e a volte io rimango, dico, ma come fa a saperlo, capito? Eppure c'è gente che effettivamente lo sa. Che altro dirti? Vogliamo fare qualche link? Menzioniamo qualche link da mettere in descrizione. Quello che vi ho detto prima, che non mi ricordo il titolo, ma l'ho visto centinaia di volte e lo rimetto. Guarda, che è questo forse te lo posso dire io. Questa cosa con le spazzole. Sono dei video didattici. Sì, che lui fa su un canale YouTube che si chiama Accordo TV. Ah, sì. Accordo TV. Sì. Ci sono vari video brevi dove lui spiega varie tecniche, tra cui anche quella delle spazzole. Sì, fichissimo quel video. Si spiega come la batteria del pescatore di André, come suonarla, il tocco da fare. Poi c'è un altro video che si chiama Lezione Concerto di Ella De Bandini, che è una masterclass che lui fa davanti a delle persone, a un pubblico. Vedetevi dei video della Drammeria. Ah, come no, che loro suonano tutti insieme. Assolutamente. Vedetevi ascoltate i The Pleasure Machine. Scrivete The Pleasure Machine, così vi fate un'idea anche della musica italiana anni 60. Sì. È una musica che adesso è scomparsa praticamente. Un album dove ha suonato con Guccini e Radici del 1972, ascoltatelo così avete anche idea di com'era Ellade con Guccini. E un altro bel disco di Mina dove ha suonato Ellade, che è Catene, 1984. Sì, come no, assolutamente. Colgo l'occasione, visto che abbiamo parlato di questo tipo di batterista, colgo l'occasione per fare una piccola riflessione, perché secondo me c'entra con questo maestro qua.
Allora, in verità con tutti quelli che abbiamo trattato, perché se si vede la storia di questo maestro, lui sicuramente ha studiato, ha preso lezioni, la pratica è attraverso il suonare. Sì, cioè, lui ha avuto l'orchestra. Non diventi un grande batterista così solo se fai tecnica. No. Cioè, diventi un batterista così perché acquisisci la musica, ok? Attraverso cosa? Attraverso l'esperienza diretta. Questo lo dico perché? Perché purtroppo succede una cosa che le persone, cioè questo è un messaggio che vorrei che passasse. Per diventare un batterista non è che devi essere per forza, dico per dire, il numero uno di tecnica, veramente alla Thomas Lang, cioè questi fenomeni qua. Ma devi essere un batterista che non so come spiegarlo, cioè devi essere una persona versatile nel giorno d'oggi sicuramente, e quindi è una persona che mette in tranquillità i musicisti, cioè che le persone con le quali collaborano hanno fiducia in lui, ok? Quindi sicuramente lo studiare, la tecnica fine a se stessa no, ma la tecnica vedendo quali sono le esigenze che uno deve risolvere volta per volta dalla musica. Quindi il consiglio che io do a tutti quanti, se possibile, fate come facevano i vecchi maestri, tra virgolette, cioè quelli che sono venuti una o due generazioni prima di oggi, cioè era gente che suonava tantissimo e andava poi a studiare e andava a studiare quello che voleva migliorare per suonare. È anche vero che non adesso, l'esercizio e basta. Sì, è anche vero che adesso è un po' più difficile trovare situazioni in cui si suona. Aspetta, è vero. Rispetto a... Aspetta, però stai parlando di lavoro. Ma all'inizio non si parte con il lavoro, si parte con la gioia di suonare. Cioè, nel senso, non è box, certo. Cioè, tu non è che appena c'avevi il gruppo, il giorno dopo 50 concerti, no, certo. Hai fatto prove per uno, due anni. Anzi, ho iniziato a suonare prima di prendere lezioni. Cioè, ed è infatti quello. Cioè, molte persone. Tanti allievi che vengono qua a scuola, cioè quasi la maggior parte hanno un gruppo. E poi vogliono venire per mettere a po', per capire come si struttura un perché suonano un po' a culo, diciamo così, sì, e quindi si vuole. Però quella non è sbagliata come cosa. È vero che uno rischia di prendere dei vizi, in verità, che poi vanno tolti a lezione, però si fa pure quello. Però cercate di studiare la tecnica dopo aver capito quale cosa studiare di tecnica che poi vi serve nella musica. Perché se no uno studia una certa cosa che non è contestualizzata in quello che poi deve fare e alla fine studia una cosa a vuoto. Magari non ti serve. Se vogliamo, poi non serve. Non mai. Bravissimo. Cioè, diventare il mago dei flemma diddle, sì, è figo perché per acquisire controllo tutto quanto, ma se poi tu non vai a suonare da qualche parte dove non devi fare il flemma, però magari ti dà quel tipo di controllo che ti serve, sì, per fare. In verità non ti è servito anche niente. Anche nel capito? Caso di Ellad, io non credo che, per fare un esempio, Guccini abbia mai chiesto di fare un triplo flemma diddle. No, Ellad lo sa fare, lo sa fare, ma sì, non credo ma che io, Guccini chiederebbe ma mai di fare cose. Parlando con questi batteristi che peraltro hanno segnato la storia della musica, cioè in verità ne sanno a volte, cioè tu ci parli di tecnica o anche di nomenclatura, cioè a volte tu parli con lei, dici senti ma tu questo le fai e non sanno manco che è, cioè il nome americano, nome capito, tecnico, non sanno manco che è, lo fanno, poi ma magari lo fanno o comunque dicono ah figa questa cosa non l'ho mai fatta, si mettono lì, se la studiano e la preparano. Però se io ho notato questa cosa, se non è contestualizzata in qualcosa di utile non ci perdi proprio tempo, no. Perché spendi il tuo tempo per andare a fare groove in un certo modo, a capire come si suona un genere perché ci dovrai fare dei concerti su quel genere, eccetera. Quindi il partire dalla musica e quindi trovare lo stimolo di studio partendo dalla musica, che è sempre il punto di arrivo teoricamente per uno che vuole suonare uno strumento. Quindi la cosa importante secondo me è sempre partire dalla musica, perché se tu parti dalla musica, facciamo finta, devi imparare Back in Black, ok? Perché ti piace, oppure perché c'hai il gruppo che hai messo su un gruppetto e la prima canzone che avete deciso di studiare Back in Black. Allora che fai? Provi a studiare Back in Black, cioè provi, ti accorgi che c'è qualcosa che non hai capito, se hai un insegnante, con l'insegnante dici senti io non ho capito, e quindi magari l'insegnante ti dirà guarda fai questo esercizio sul pad che apparentemente non c'entra niente, però ti dà magari quel movimento che poi ti serve sul chart, l'interviene la tecnica, no? Allora tu che fai? Lui ti dice guarda, per imparare a fare questa cosa sul Charleston che ti serve per suonare Back in Black, fai questo esercizio, ti deve spiegare anche il perché, e tu quindi capisci
metti ad applicarlo e quindi raggiungi una competenza tecnica, scopo, certo, che ti serve allo scopo. Quando vedi, quando tu vedi l'obiettivo, cioè faccio quella canzone, quindi studio queste cose per fare quella canzone, lo raggiungi prima l'obiettivo. Questi batteristi facevano le cose, secondo me, nel modo giusto, cioè suonavano, volevano suonare, erano appassionati del suonare, della musica, eccetera, e quindi poi andavano a prendere la tecnica, le cose, cioè che gli insegnavano per fare bene la musica, non per fare la tecnica. Perché invece adesso io sto notando che attraverso pure YouTube, eccetera, le persone a volte sviano, sbagliano, cioè non capisco, cioè molte volte vedono anche un mio video dove spiego una cosa di tecnica, ma magari la persona che me l'ha domandata, e io quindi gli faccio il video su YouTube di risposta, vuole imparare a fare quella cosa perché gli serve in un brano, hai capito? Allora io gli do il consiglio tecnico, sì, ma è sempre a seguito di un'esigenza che serve per la musica, non per fare l'esercizio. Invece, lo sapete perché dico questo? L'altro giorno mi ha chiamato un ragazzo, dal sito, sai, sì, dal scuola online, e mi dice: senti, io volevo delle informazioni, io sto partendo da zero, non ha mai suonato la batteria, che ne dici? È giusto cominciare dal paradiddle? cioè nel senso, quando però una persona ti fa una domanda del genere, lui, poveraccio, non c'entra niente, ma è il contesto nel quale sta che è sbagliato. Cioè, ha ricevuto informazioni, vuol dire che ha preso magari informazioni a destra e a manca, non contestualizzate, e quindi lui pensa che per imparare a suonare devi suonare il paradiddle. No, cioè, adesso questo è un caso estremo, però non è così, ok? È il contrario. Fate musica, ascoltate canzoni, provate a suonare la musica che vi interessa, troverete degli ostacoli e da lì partite. E lì cominciate a prendere lezione, a capire, a mettere a posto. Certo, non potete partire con la black page del primo giorno. Però, appunto, canzoni semplici, che però già da lì, se parti da zero, trovi delle difficoltà. Se tu parti dalla musica e quindi vai a studiare delle cose che sono contestualizzate al fare, automaticamente impari. Certo. E impari meglio, perché capisci quello che stai facendo, non è una cosa astrusa così, capito? Questi batteristi hanno fatto questo tipo di percorso, tutti, e quindi poi sono diventati grandi. Quindi hanno inciso 600 dischi. E sono diventati, attenzione alla frase, e sono diventati grandi artisti, musicisti. Capito? Artisti, musicisti, no batteristi, capito? Quindi quella è la cosa. Approfitto sempre per mettere i puntini su, sì, perché questa cosa è importante, perché sennò la gente pensa: devo studiare il paradiddle. No, tu prima cerca di capire quale musica vuoi fare, come ti piace, e appassionati a quella cosa. Con la passione vorrai migliorare, e allora poi studi la tecnica, hai capito? Che è una cosa molto simile. Ma perché io non ho cominciato autodidatta e poi ho voluto approfondire piano piano fino a poi a farlo di professione? Ma è così che fanno tutti quelli che sono appassionati di musica, non di tecnica, hai capito? Se no, fine a se stesso non serve a niente. Arrivederci. Ciao. Salutiamo comunque. Siamo allora, ragazzi. Sì, zio. Allora io ti ringrazio perché, grazie, come al solito tu fai un lavoro, encomiabile, incredibile. Facciamo del nostro meglio. Però lui, vabbè, io lo considero un fratello, quindi cioè è finita così. Ah, scusa, non t'ho visto. Proprio perché sono fratello. E allora, prossimo batterista. Prossimo batterista io vorrei fare, approfittando, poi ne spieghiamo. Vorrei fare Pat Mastellotto. Sine. Pat Mastellotto. E proviamo. Allora, che se riusciamo, vorremmo provare a fare una cosa molto carina. Proviamo. Perché, però non diciamo niente, perché non si sa. Però ci proviamo, ma non anticipiamo niente. Però non anticipiamo la prossima puntata, sicuramente Pat Mastellotto. Sì. Batterista attualmente di King Crimson. Ha fatto qualsiasi cosa. Peraltro l'ho conosciuto di persona, un grande, sembra un ragazzino di 15 anni. Che poi molto contento. Pure lui ha una certa età, non è giovanotto. È bello adulto, sì, insomma. Sì. Quindi ragazzi, prossima puntata a Pat Mastellotto. Yes. Con forse una sorpresa. Ci proviamo, io faccio di tutto per riuscirci. E poi vi ricordo che queste puntate sono online su pagina Facebook di Drumstart, canale YouTube di Drumstart e in versione audio podcast su tutti i principali motori podcast, quindi Spreaker, iTunes, Spotify. Ci sta qualcosa, Deezer, Google, eccetera, mai, eccetera. Tutti i motori di ricerca di podcast, sì, noi ci stiamo. Okay? Qui sotto trovate tutti i link. Trovate il link per ascoltarli in versione podcast, se vi interessa, per ascoltare e vedere i video su Facebook e per iscrivervi anche alle community di discussione che abbiamo, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, zio, è stato un disonore. È stato agghiacciante. E ci vediamo alla prossima. Bella. Bella per te. Ciao, ragazzi. Ciao.